con Tiziana Di Masi, coautrice del libro Io ti amo. Ben trovata. Ben trovato Federico e grazie. Ce ne parli? Io ti amo, storie di volontari che hanno cambiato l'Italia. È un titolo impegnativo e provocatorio, perché durante tutto il periodo del lockdown si è fermata l'Italia, si è dovuta fermare, ma c'è una forza che non si è fermata ed è l'esercito dei volontari. 6,5 milioni di persone, l'esercito silenzioso del bene che si impegna ogni giorno per gli altri e ha continuato a farlo, e anzi, soprattutto in emergenza, dando veramente prova di grande, la chiamo cittadinanza attiva. Loro c'erano, ci sono e ci saranno sempre, questo è il messaggio che hanno dato i volontari. Io avevo già e continuo ancora, adesso ripreso anche la tournée dello spettacolo, quindi è nato prima lo spettacolo con lo stesso nome, quindi non ci si può sbagliare, e poi è nata l'idea di questo libro. Durante appunto il lockdown abbiamo deciso io e Andrea Vuolo di raccogliere in questo libro non solo le storie che già avevamo raccontato nello spettacolo, ma di ampliare questa antologia di storie di volontari, e siamo arrivati a un patrimonio di 400 storie e ogni giorno intervistavamo un volontario che era attivo sui diversi fronti dell'emergenza, quindi da chi continuava a servire i pasti anche se le mense non erano più aperte, ma provava modalità alternative, chi all'hashtag io resto a casa, tante persone a casa non ce l'hanno e quindi come il volontario è riuscito a dare comunque supporto e aiuto alle persone senza fissa dimora. E ci ho messo tutte, chi distribuiva pacchi alimentari, chi era in prima linea per distribuire mascherine, insomma tutto il mondo del volontariato. E così è nato il libro, Io ti amo. Come era nato tutto? Tutto era nato da una sfida, perché hashtag Io ti amo è un hashtag, non a caso con quel titolo, è un hashtag di condivisione. È poi difficile, quasi impossibile, se non in alcuni casi rari, appunto come la storia dei volontari, quel famoso passaggio dall'io al noi. Noi viviamo in una società dove tutto è retto da ti do qualcosa per avere qualcosa in cambio. Esiste l'io, e forse quando mi ricordo e quando mi serve esiste il noi. Ecco, i volontari e tutte le persone che abbiamo intervistato, io Andrea Vuolo, che sia lo spettacolo che poi il libro nascono da appunto interviste, da inchieste giornalistiche, ci hanno mostrato un modo diverso. Hanno mostrato che esiste un'altra via, che non è solo quella del vivere per se stessi, ma di costruire una comunità dove il noi regna, dove il noi è l'orizzonte di senso. Cioè nel momento stesso in cui noi capiamo che se viviamo solo per noi stessi, l'unico è possibile l'infelicità, quando invece facciamo qualcosa per gli altri, si allarga la nostra visione del mondo, cioè è come se le prospettive si moltiplicassero. Non è solo un fatto teorico. Perché noi abbiamo visto che i volontari sono persone diversissime l'una dall'altra, non sono il prototipo del volontario, no, sono persone diversissime, che non lo fanno né per appartenenza politica né tantomeno per una questione religiosa, né appartenenza a una determinata religione, lo fanno perché vedono nel fare volontariato il futuro, il dare qualcosa agli altri innesca un meccanismo di felicità, di positività, di apertura al prossimo che porta a loro un grande beneficio nella loro vita e tutto si apre. Se non altro poi tanti giovani che abbiamo intervistato, perché poi anche quello è l'obiettivo, far emergere anche il volontariato dei giovani, che per ora non è tantissimo ma si sta ampliando sempre di più, è quello che ci hanno detto questi giovani. Facendo volontariato hanno scoperto anche come indirizzare la loro vita, come potevano cambiare anche le loro prospettive di lavoro, aprendosi al noi, aprendosi agli altri, invece che stare chiusi nelle loro paure e incertezze. E penso che questo valga poi per tutti, non solo per i giovani, ma per persone di qualunque età. Quello che il volontariato ti dà è proprio una visione ampia dell'umanità, ti decentra e quindi ti apre. È stato un viaggio dal nord al sud, dalla città alla provincia? Che i volontari ci sono ovunque, nel più piccolo paese come nel grande centro, la forza dei volontari è davvero un'energia che va raccontata. E noi lo abbiamo fatto, una realtà vibrante che è quella dei volontari, che non si fermano, che non si stancano, ecco, io non so come fanno, sono veramente persone che sono impegnatissime, che hanno famiglia, figli, lavori impegnativi, però trovano sempre il tempo per darci agli altri. E per me c'è un grande esempio, dopo 4 anni essere sempre qualcosa che mi stupisce. È stata una ricerca dove tra l'altro siamo stati guidati anche comunque da tutto il lavoro che era stato fatto prima ancora di Io ti amo, oltre che dallo spettacolo, da tutto quello che è il mio background. Io ho fatto teatro sociale e quando mi chiedono ma cos'è questo teatro sociale? Il teatro sociale è raccontare le tematiche della nostra società, ma quelle più spinose, quelle più irrisolte. Avevo parlato di mafia, avevo parlato di contraffazione, avevo parlato sempre di cose che pongono grandi quesiti.
ed ero già entrata in contatto in tutti questi 10 anni con tante persone straordinarie, persone che sono schierate e fanno antimafia sociale tutti i giorni, non solo a parole o teoricamente, sono i parenti delle vittime di mafia, sono persone impegnate in associazioni, persone che non si risparmiano, che non pensano a che cosa gli porta se si impegnano e se fanno qualcosa. Quindi io conoscevo già tutta questa realtà e lo avevo conosciuto con Mafia in Centro, il mio precedente spettacolo, con Libera, che raccontava l'impegno antimafia di tante persone e delle cooperative di Libera. Quindi ho messo insieme un po' di pezzi, il mondo dell'antimafia sociale, il mondo dell'impegno, però ci ho unito, che è stata una scoperta, quello dei volontari e anche persone che fuori da associazioni si impegnano, ma i volontari, e ce ne sono tantissimi in Italia, non solo appartenenti ad associazioni, ho scoperto anche tantissimo volontariato di prossimità, persone che anche, soprattutto durante, per dire, la quarantena, si sono messe a servizio, che ne so, del loro condominio, dicendo agli anziani: io ci sono, avete bisogno, vi faccio la spesa, vi pago le bollette, vi faccio questo. Ho fatto questa voglia di dare, di mettersi sempre in prima linea, ed è quello poi che abbiamo raccolto e che continua poi tra l'altro ad esserci, perché non è che poi tutto si è fermato, anzi, ora la sfida grande, 5 di dicembre sarà una giornata molto importante perché è la giornata internazionale del volontariato, e parlavo con appunto i volontari, con le varie associazioni, insomma la vera sfida è far capire che i volontari sono stati utili, finalmente l'Italia se ne accorge di quanto sono stati utili, però diamogli un ruolo, cioè riconosciamoglielo, ma non ai volontari perché vogliono essere messi in vetrina, perché ai volontari non gliene frega niente di essere in vetrina, però capiamo quanto è importante questa svolta dal lì al noi, diamo il giusto merito a questa forza che è trainante in Italia, perché il welfare senza i volontari non esisterebbe, riconosciamolo, svegliamoci un po' e capiamo chi veramente in Italia fa del bene, chi si mette in prima linea e non solo chi ne parla per trarne il proprio vantaggio. Il libro Io Siamo, storie di volontari che hanno cambiato l'Italia prima, durante e dopo la pandemia, un saluto e un ringraziamento alla coautrice Tiziana Di Masi. A presto! Grazie, grazie a voi.